Ovunque si combatte, le popolazioni sono sfinite. La guerra è una sconfitta sempre. Sono le parole del Papa pronunciate ieri durante l'Angelus in piazza San Pietro. Nella vita quotidiana spesso ci troviamo nei deserti dello spirito. Padre Giuseppe Cuomo nel corso dell'omelia di ieri nel santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, ha incontrato la comunità di Molfetta nella chiesa di Santo Stefano. All'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari sono stati inaugurati nuovi ambulatori di oncologia e una nuova TAC. L'attrice e regista Kasia Smutniak ha presentato al Teatro Politeama di Bisceglie e Mur il docufilm sui migranti. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Ovunque si combatte, le popolazioni sono sfinite. La guerra è una sconfitta, sempre. Sono le parole del Papa pronunciate ieri durante l'Angelus in piazza San Pietro. Ascoltiamo. Sono passati ormai 10 mesi dallo scoppio del conflitto armato in Sudan, che ha provocato una gravissima situazione umanitaria. Chiedo di nuovo alle parti belligeranti di fermare questa guerra che fa tanto male alla gente e al futuro del paese. Preghiamo perché si trovino presto vie di pace per costruire l'avvenire del caro Sudan. La violenza contro popolazioni inermi, la distruzione di infrastrutture, l'insicurezza dilagano nuovamente nella provincia di Cabo Delgado, in Mozambico, dove nei giorni scorsi è stata anche incendiata la missione cattolica di Nostra Signora dell'Africa a Massese. Preghiamo perché la pace torni in quella regione martoriata. E per favore non dimentichiamo tanti altri conflitti che insanguinano il continente africano e molte parti del mondo, che l'Europa, la Palestina, l'Ucraina. Non dimentichiamo, la guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ovunque si combatte, le popolazioni sono sfinite, sono stanche della guerra, che come sempre è inutile, è inconcludente e porterà solo morte, solo distruzione e non porterà mai la soluzione del problema. Preghiamo invece senza stancarci, perché la preghiera è efficace, e chiediamo al Signore il dono di menti e di cuore che si dedicano concretamente alla pace. Nella vita quotidiana spesso ci troviamo nei deserti dello spirito. L'unica strada percorribile è quella dell'amore e della fedeltà. Così padre Giuseppe Cuomo nel corso dell'omelia della prima domenica di Quaresima nel santuario del Santissimo Salvatore di Andria. Ascoltiamo. Iniziamo con questa domenica il cammino quaresimale. È la prima domenica di Quaresima. E il Vangelo ci parla già di tentazioni che avvengono a Gesù. Il posto dove è collocato le tentazioni nel deserto è Gerico. Questi pochi versetti ci indicano la nostra condizione della nostra vita quotidiana. Quante volte ci troviamo isolati nel nostro vivere quotidiano. Ci troviamo in piena solitudine. Ci troviamo ad essere non compresi. Ci troviamo ad essere ostacolati nel nostro pensiero, nel nostro linguaggio, ma anche nella nostra azione. Ebbene, noi abbiamo appena letto che tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. È nel Salmo responsoriale che
che noi abbiamo detto questo, abbiamo pregato con questo salmo. Ebbene, è vero quello che abbiamo detto? O rimangono dei dubbi? Adesso ci spostiamo a Molfetta, dove Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, ha incontrato la comunità nella chiesa di Santo Stefano. Il servizio. Una quaresima che torna come opportunità di grazia per tutti quanti noi. Sono le parole di Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, giunto a Molfetta nella chiesa di Santo Stefano in occasione del primo venerdì di penitenza e preghiera, il viaggio spirituale di conversione e rinascita. Una quaresima che torna come opportunità di grazia per tutti quanti noi. E tra i tre atteggiamenti della grammatica che ci introduce in questo cammino di morte e di resurrezione c'è la preghiera, e la preghiera è una delle dimensioni fondamentali della vita cristiana, nella quale siamo chiamati a maturare quella relazione filiale ricca di fiducia con la quale aprire la nostra vita e porci a mani nude di fronte al mistero di Dio e all'esistenza. Ecco, l'augurio che veramente per ciascuno di noi sia un'opportunità in cui ritrovare questo Dio che è Padre e che in Gesù Cristo morto e risorto ci ha donato uno sguardo di fiducia e una possibilità di salvezza per tutti. Tanti fedeli presenti nella chiesa situata nel borgo antico della città per accogliere il presule. Un incontro fortemente voluto dall'Arciconfraternita di Santo Stefano dal Sacco Rosso di Molfetta. La comunità di Santo Stefano, dell'Arciconfraternita di Santo Stefano, iniziano i riti legati alla Quaresima. E questo è il primo venerdì dedicato al Gesù all'orto e rappresenta ovviamente il prologo di tutto quello che ci attenderà per il futuro e che culminerà con la processione dei cinque misteri. I volontari dell'unità di strada dell'ambulatorio popolare di Barletta consegnano viveri e coperte ai senza tetto. Ai nostri microfoni le storie oltre le mura della solitudine. Antonella Filanino. Non vogliamo che nessuno resti sempre affannato in questa vita che ci porta sempre giù. La prima cosa che mi attanaglia è la tristezza che vedo nei loro occhi. È gente sola, ma non solo a livello sociale proprio, è emarginata, la gente non la guarda nemmeno, addirittura la scansa. E non si fanno aiutare tanto. C'è un po' di diffidenza anche in loro? Sì, molta diffidenza, molta. Molta, cioè abbiamo bisogno di 3-4 incontri per poterli far fidare di noi. Ci sono stati dei momenti in cui hai avuto un po' di paura? La paura ce l'abbiamo sempre, perché diciamo, i posti dove loro si appartano sono sempre generalmente bui e poco trafficati, quindi bisogna sempre stare molto attenti. Sono i guardiani degli angoli dimenticati delle città, portano con sé il peso di speranze infrante. C'è chi combatte contro demoni invisibili, chi ha perso il lavoro in una vita passata. Poi ci sono i braccianti agricoli che si spostano da un luogo all'altro seguendo l'incedere delle stagioni. Cercano sostentamento e serenità per le loro famiglie, senza riuscirci. Ci sono gesti di gentilezza e solidarietà che si intrecciano nel tessuto delle loro vite. È un esempio l'unità di strada dell'ambulatorio popolare di Barletta, attivata a febbraio del 2023. Con le nostre telecamere abbiamo documentato la consegna di viveri ai senza dimora. I sandwich farciti dai volontari senza carne per rispettare la cultura e religione, tè caldo e panini donati dagli esercenti locali. Si carica l'auto e poi dritti oltre le mura della solitudine. È brutto dormire in stazione, bruttissimo. Adesso invece fai parte dei volontari dell'ambulatorio popolare. Come ti trovi in questa nuova famiglia? Benissimo. Sono delle brave persone che mi stanno aiutando, assai mi stanno aiutando. Se la stavano loro, non so che fine dovevo fare.
È successo più di una volta di aver incontrato delle persone giovani soprattutto, che non so, in me hanno visto evidentemente la figura materna o della nonna per età, e quindi sono venuti vicino e mi hanno chiesto proprio un abbraccio, cosa che io non ho esitato a dare. Oppure a volte vengono e danno la mano, e quindi non solo a me, noi prendiamo e la stringiamo, perché è un segno proprio di amore e di affetto. Poco importa poi se magari sono sporchi, puzzano, a noi questo non importa, perché in quel momento noi vediamo l'uomo, noi vediamo l'essere umano. Con l'unità collabora anche un medico che si occupa di prestare soccorso sanitario, purtroppo sempre più necessario. Non esiste igiene in questi luoghi, qui fa freddo. Le tende sono allestite nelle campagne, in spiaggia, nell'ex distilleria di Barletta o nel fabbricato dell'ex stazione teleferica sulla litoranea di Ponente. C'è una targa, si legge: in ricordo di una persona da non dimenticare, Saki Hamed, morto qui da solo il 15 febbraio del 2021. Un monumento alla nostra cecità, spiega Matteucci, al nostro passare oltre al silenzio dei nostri cuori. L'appello che facciamo al comune, al sindaco, ma soprattutto alla nostra città, l'appello è quello di dare a queste persone un posto dignitoso dove poter dormire, un posto dignitoso dove potersi lavare e un posto dove poter mangiare. Servono immobili per accogliere queste persone e per far sì che Barletta possa ancora definirsi una città civile. Inaugurati all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, nuovi ambulatori di oncologia e una nuova TAC. Alla cerimonia era presente anche il presidente pugliese Michele Emiliano, che ha annunciato: abbiamo limitato moltissimo la mobilità passiva, soprattutto per l'oncologia. Sentiamo. Nuovi ambulatori di oncologia medica per l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Inaugurata in radiologia anche una nuova TAC, un tomografo computerizzato a 128 strati che consentirà di utilizzare dosi più basse di radiazioni, oltre a restituire immagini diagnostiche molto più dettagliate. Un potenziamento da festeggiare, ha esordito il governatore pugliese Michele Emiliano, presente al taglio del nastro al fianco del direttore generale dell'Istituto Tumori Alessandro Delle Donne e del presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica Gero Grassi. I dati sono positivi, ha poi proseguito il presidente regionale. La mobilità passiva extra regionale è scesa di oltre 10 milioni di euro all'anno. Oggi in Puglia si curano molte più persone di quelle che si curavano una volta, e questo, che è l'hub regionale dell'oncologia, è il perno attorno al quale questo recupero di efficienza sta avvenendo, ed è per questo che l'oncologico ha avuto e avrà l'autorizzazione ad un piano di potenziamento ulteriore in termini di personale, di investimenti anche immobiliari, che noi speriamo di poter fare al più presto, di macchinari. Stiamo per acquistare anche qui la PET. Io ribadisco, noi abbiamo in Puglia macchinari che sono più numerosi e più efficienti, più moderni di quelli di tutta l'Olanda. Però evidentemente abbiamo anche bisogno di poter pagare il personale per utilizzarla 24 ore su 24. L'allestimento dei nuovi ambulatori di oncologia medica è una iniziativa finanziata con un investimento regionale di circa 500.000 euro. In totale la nuova area è di circa 1.000 metri quadri e ospita 6 sale per le infusioni chemioterapiche. I pazienti potranno usufruire di 25 poltrone di infusione, ai 12 ambulatori per le visite e i consulti, e con un'ampia sala d'attesa con sistema centralizzato per l'accettazione. Questa è una nuova sala di attesa con il nuovo reparto di oncologia polmonare, oncologia medica, oncologia integrata, il tutto improntato sulla umanizzazione, perché crediamo fortemente che l'umanizzazione è un percorso di cura, fa parte dei PDTA, i pazienti si sentono in questo istituto accolti e coccolati, c'è la filodiffusione in tutte le stanze di ambulatori, di chemioterapie, si respira un'aria quasi da ospedale del nord Europa, e siamo a Bari, dove si fa ricerca scientifica di altissima qualità. Salviamoci la pelle è il titolo del doppio evento promosso dal Calcit di Andria per sensibilizzare la prevenzione del melanoma. In programma screening gratuiti con il controllo dei NEI. Ascoltiamo i dati riportati durante il convegno scientifico.
Una giornata di sensibilizzazione per la prevenzione del melanoma. Lo slogan parla chiaro: salviamoci la pelle. È il primo evento scientifico del 2024 per il Calcit di Andria, che festeggia i suoi 40 anni di attività a favore dei malati oncologici del territorio. Grande la partecipazione presso la sala consiliare del comune, e questo per il presidente Nicola Mariano è una conferma: c'è più consapevolezza e più attenzione al tema dei tumori della pelle. Oltre all'assistenza ai malati oncologici, da un po' di tempo abbiamo sposato questa linea progettuale che prevede tutta una serie di iniziative che contribuiscono alla prevenzione delle malattie oncologiche attraverso una catena comportamentale virtuosa. Il messaggio è adottare degli stili di vita corretti, un'alimentazione corretta, per concorrere alla prevenzione delle malattie oncologiche. Il melanoma cutaneo rappresenta solo una piccola percentuale, circa il 5% di tutti i tumori che colpiscono la pelle, ma è certamente il più aggressivo ed è uno dei tumori più comuni tra i giovani adulti con meno di 30 anni. A illustrare i dati il professor Paolo Romita della Clinica Dermatologica dell'Università degli Studi di Bari. Parliamo di una patologia che negli ultimi 20 anni ha avuto un incremento in Italia da 8 casi ogni 100.000 persone fino a 200 casi ogni 100.000 persone. È un dato indubbiamente che è influenzato anche dalla maggiore accuratezza diagnostica che abbiamo ad oggi, quindi riusciamo sempre in maniera più precoce a intercettare questa neoplasia, ma per fare questo è necessario ricordare a tutti i nostri concittadini che le visite di screening sono fondamentali. Durante l'incontro è stato possibile prenotarsi gratuitamente alle visite di screening con il controllo dei NEI, che si svolgeranno sabato 24 febbraio presso l'ambulatorio solidale della Misericordia di Andria, noi con voi. Nel giro di poco tempo, liste completate, raccolte più di 50 adesioni. Mio marito già la faceva la mappatura dei NEI e ha già asportato 2 NEI, per cui ora in prossimità dei 6 mesi volevo rifarne un'altra e sono stata informata di questa iniziativa e ho colto l'occasione. Ci spostiamo a Bari, dove nei giorni scorsi si è tenuto un incontro medico dedicato alle apnee notturne, una patologia ancora molto poco conosciuta. Sentiamo. Il tema è quello delle apnee notturne, o meglio della sindrome apnee ostruttive del sonno, una patologia sottodiagnosticata che riguarda anche i bambini e che, se non diagnosticata per tempo, può diventare una malattia mortale. Se ne è parlato a Bari in un convegno medico organizzato dall'Associazione Nazionale Dentisti Bari BAT. Abbiamo visto dei dati impressionanti in merito a quello che è la diffusione di questa patologia, poco conosciuta sia da parte della cittadinanza, ma anche, diciamo, necessita anche di una formazione importante nell'ambito medico. Il medico odontoiatra, anche in questa circostanza, è un medico sentinella, evidenzia il problema ed insieme ad un team che si cerca di mettere in piedi, che riguarda il pneumologo, l'otorino, il neurologo e l'odontoiatra, ma si cerca di impostare un piano terapeutico ideale. Il medico dovrebbe avere un corso di laurea di 10 anni per essere aggiornato su tutte le evoluzioni di patologie che prima non si conoscevano. Prima si parlava semplicemente di sindrome di Pickwick, di colpo di sonno, senza capirne le motivazioni. Certo, le patologie del sonno sono molto importanti, tant'è, senza falsa modestia, io sono il presidente della Società Italiana di Medicina Legale, poc'anzi dicevo che cercherò di creare un gruppo polidisciplinare, quindi odontoiatra, otorino, pneumologo e medico legale, di studio per l'OSAS, perché questa patologia ha una ricaduta pesantissima a livello sociale. Durante l'incontro è emerso quanto sia fondamentale l'approccio interdisciplinare nella diagnosi e cura della patologia. Occorre innanzitutto avere un ottimo stile, un buon stile di vita, non imparare che aumentare di peso è una cosa molto deleteria per la nostra salute. Occorre che noi medici ci diamo da fare, da ampliare il nostro punto di vista e le nostre conoscenze, e soprattutto che il cittadino, l'utente, si renda conto che dormire bene gli allunga la vita e gliela migliora in maniera incredibile.
Il caldo registrato negli ultimi giorni mette a rischio l'agricoltura. È quanto denuncia Coldiretti Puglia, chiedendo interventi a favore del settore. Mandorli in fiore e api risvegliate in anticipo sono alcune delle conseguenze della finta primavera che la Puglia sta vivendo in questi giorni a causa di temperature più alte rispetto al periodo. Un caldo che per Coldiretti Puglia è allarmante per il comparto, che deve affrontare la mancanza di piogge diminuite, come è già successo lo scorso anno, quando le precipitazioni hanno fatto registrare un meno 14%. Una situazione che per l'agricoltura significa aumento dei costi, che colpisce anche il foraggio utile all'alimentazione del bestiame. Il prezzo dei mangimi, infatti, ha subito un forte rialzo a causa delle quotazioni più alte delle principali materie prime, come soia, mais e cereali, causate anche dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Il caldo fuori stagione manda la natura in tilt e favorisce anche le fioriture anticipate, come per le mimose, fa sapere l'associazione di categoria, evidenziando il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un probabile abbassamento delle temperature, con la conseguente perdita dei raccolti. Per l'associazione servono investimenti da parte delle istituzioni, oltre che delle imprese agricole, anche per il recupero dell'acqua attraverso sistemi fatti da piccoli invasi per la manutenzione, il risparmio, il recupero e la regimazione delle acque. Presentato al Teatro Politeama di Bisceglie, Mur, il docufilm sui migranti, opera prima dell'attrice Kasia Smutniak. Il servizio. Un toccante e coraggioso documentario che esplora la crisi umanitaria al confine tra Polonia e Bielorussia, lungo il muro eretto nel 2022 con lo scopo di respingere i migranti che da lì tentavano di raggiungere l'Unione Europea. Un viaggio rischioso nella zona rossa, dove l'accesso ai media non è consentito, vissuto in prima persona dall'attrice di origini polacche Kasia Smutniak. È raccontato attraverso una macchina da presa imbracciata insieme alla sua compagna di avventura, coautrice del film, la biscegliese Marella Bombini. Ho cominciato a seguire una voce che avevo da tempo e ho imparato un attimo a fidarmi del mio istinto, che è tutta la vita che ci sentiamo, no? A dire fidati del tuo istinto, poi ti dici vabbè, ma questo istinto è una voce mia, o una voce delle mie paure, o una voce degli altri, è una cosa che devo dimostrare, o che cos'è? E quindi questo istinto mi ha portato a scegliere in qualche maniera le persone che hanno compiuto questo viaggio con me. Quindi Marella Bombini, la coautrice di questo progetto, la cooperatrice, la co-tutto, siamo insieme in questa avventura che è di Bisceglie, e sono molto felice di essere oggi a Bisceglie, di presentare questo film proprio nella sua città. Mur, il documentario, opera prima di Smutniak, è tra i finalisti dei Nastri d'Argento per la categoria Cinema del Reale. La proiezione del docufilm al Teatro Politeama è stata organizzata da FIDAPA sezione di Bisceglie, in collaborazione con Amnesty International. La FIDAPA ci ha tenuto particolarmente all'organizzazione di questo evento e a portare le nostre ospiti a Bisceglie per diversi motivi. Prima di tutto perché noi diamo sempre un'immagine di una storia raccontata da uomini, invece in questo caso noi abbiamo una storia assolutamente al femminile. Due ragazze coraggiose si sono armate di un telefonino, di una telecamera manuale per andare su un luogo di guerra a filmare una realtà veramente cruda e raccontarcela con i loro occhi. Quindi questo è assolutamente il primo motivo per cui abbiamo ritenuto doveroso presentare a Bisceglie questa realtà e questo film, questo documentario. E in secondo luogo valorizziamo il talento di una giovane autrice e produttrice bicegliese che è Marella Bombini, che è una ragazza che ha sempre avuto questo sogno, ha inseguito con tutte le sue forze questo sogno e l'ha portato poi fino alla realizzazione di una sua casa di produzione, fino ad arrivare anche, ecco, l'ultimo suo lavoro, che è stato Mur come autrice insieme a Kasia Smutniak. Una serata significativa, perché quando si tratta di diritti civili, diritti della persona, la città di Bisceglie c'è, e il coinvolgimento di tanti ragazzi che stamattina sono venuti ad assistere a questo film ha testimoniato davvero un interesse e un impegno su questo tema importante, che ci dà anche speranza per il futuro.
Ma perché dovresti? I gruppi storici di Barletta hanno sfilato per le vie del centro storico in occasione del 521esimo anniversario della disfida. Si conclude così il cartellone degli eventi celebrativi. Nel prossimo servizio, dame e cavalieri vestiti in abiti d'epoca. Corteo vivace e coinvolgente ha sfilato per le vie del centro storico di Barletta in occasione del 521esimo anniversario della disfida. È l'ultimo atto degli eventi organizzati dall'ente comunale per suggellare quell'antico legame con l'epico scontro tra i 13 cavalieri italiani e altrettanti francesi, nonché l'entrata trionfante in città dei vincitori. Si acclama il valoroso Ettore Fieramosca. Sono i tamburi a dettare l'incedere del passo, le trombe a sottolineare l'importanza del momento. In questo percorso animato partito dal castello che ha attraversato di domenica sera il cuore della città. A sfilare con orgoglio e devozione i gruppi storici. Per me indossare questi abiti è una cosa bellissima. E ritornare non al Medioevo, ritornare alla storia. Indossare questi abiti è un modo per dire ai giovani, quindi incitarli a farlo, di indossare e andare nella storia, calarsi in un periodo che non è più il nostro, ma che ha, cioè, il nostro periodo ha le radici in quel mondo, e quindi è importante, molto importante, partire di là per capire i giorni dopo. Per la città di Barletta abbiamo portato sbandieratori, tamburi, chiarine, giocolieri, sputafuoco, dame, nobili e spadaccini duellanti. E stasera abbiamo riproposto anche l'offesa tra Ettore Fieramosca e la Motte. Abbiamo fatto il duello. È la nostra città, quindi ne andiamo fieri. Per la città non resta che attendere l'edizione 2024 della rievocazione storica con certame cavalleresco. In programma la prima settimana di settembre, quando Barletta si vestirà nuovamente a festa. Si chiude qui anche questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona serata.